Buongiorno a tutti. Buongiorno dalla Cachezia, qui in Georgia. È un buongiorno un po' grigio e nuvoloso. Ha piovuto anche stamani mattina, ma siamo usciti lo stesso perché volevamo visitare questo splendido posto. Ci siamo passati ieri qua sotto, poi abbiamo dormito qui vicino al fiume, ma stamani siamo tornati. Che cos'è? Di fatto è un monastero con una chiesa. Siamo vicino ad un paese che si chiama Gremi e siamo praticamente a 10 km dal confine con la Russia. Ci troviamo nella parte più est della Georgia, nella regione della Cachezia. Questo ovviamente prende il nome dalla cittadina qui a fianco, è il monastero di Gremi. Ha una particolarità, ovvero innanzitutto l'anno di costruzione, che è del 1565 ad opera del re Levan, che fu il re appunto della Cachezia. Si chiama monastero di Gremi e è composto, come vi dicevo poc'anzi, dal monastero e dalla chiesa. La chiesa svetta benissimo con i suoi tetti di un celeste proprio, che si vedono anche in una giornata grigia come questa, e l'edificio ecclesiastico è dedicato agli arcangeli Michele e Gabriele. C'è da fare qualche scalino e quindi facciamo subito queste scale che ci portano alla chiesa, come potete ben vedere da questo cartello scritto in georgiano. Beh, alla fine gli scalini erano pochi, siamo in un minuto siamo arrivati su in cima, ora entriamo dentro e andiamo ad ammirare l'interno. Bellissima chiesa, al suo interno abbiamo trovato tantissimi affreschi, alcuni ben conservati, altri un po' meno. Purtroppo. Qui abbiamo la torre del monastero e questa bella terrazza panoramica che ci fa vedere tutto il panorama circostante. Sì, è una terrazza panoramica, di solito fa vedere il panorama, però insomma. Ogni tanto esce il sole, il solicino, e ci mostra tutta la pianura qui davanti. Lì abbiamo la bandiera della Georgia e quell'altra bandiera che riproduce la croce di Sant'Anino. Finita la nostra visita, diamo da mangiare al nostro amico Pelosetto, che è qui in attesa. Ha già capito, ci ha seguito. Gli diamo un po' di croccantini. Dove te le metto? Non c'ho la vaschetta, te le metto qui. E qui invece che abbiamo? Un gattino affamato. Tieni, gattino, mangia. Mangia la scatoletta. Guardate cosa abbiamo, guardate cosa abbiamo. No, come profumo. Che profumo e che calore. Il pane georgiano è uno spettacolo, veramente. Non abbiamo capito come si chiami, però c'è chi lo fa a triangolo, chi a rombo. Sì, infatti. Questo è rotondo, è tipo il pane pita della Turchia. Sì, abbiamo visto uno di questi panettieri lungostrada che sono veramente minuscoli. E loro attraverso una finestrina ti danno il pane. Sul foglio di giornale. Sul foglio di giornale. Attenzione. Gliel'ho indicato con il dito. Perché non parlano. Perché parlano manco una parola. E... va bene, ti prendo un sacchetto. Perché... ma è caldissimo e fa un profumo, ragazzi. Ora uno ce lo facciamo fuori subito. E gli altri due ce li mettiamo in un sacchetto per il pranzo. La strada è ancora circondata da vigneti a destra e a sinistra. Non solo, ci sono cartelli turistici che indicano la wine route, cioè la strada del vino, con la possibilità di andare in tantissime cantine per gli assaggi. Ora ne passeremo una della quale noi abbiamo assaggiato il vino, che è già uno scioglilingua la pronuncia, però ci è piaciuto, un rosso. E l'abbiamo trovato in un supermercato, ma ci hanno detto essere uno dei più conosciuti. Infatti era buono, io ne prenderei anche un'altra prima di... era buono, l'avete visto, esatto, l'avete visto anche nei nostri video, e si chiama Tbilino, una roba del genere. C'è la T davanti e diventa tutta una pronuncia articolata e difficile. Tbilino, com'era? È come Tbilisi. È tipo Tbilisi, però c'è il vino dopo.
eccola qui, Tebelvino. E questa è tutta l'azienda agricola. Eccolo, questo è il marchio. Questi sono i vigneti e quella là è l'azienda agricola. Vigneti anche su questo lato. Insomma, è un'azienda che vende e movimenta tante bottiglie di vino. Effettivamente quella bottiglia era buona. Ah, che roba bella. Vi spiego, siamo passati nella cittadina di Craveli, sempre difficile da pronunciare, che anch'essa è una cittadina piena di enoteche, aziende agricole, vinerie, eccetera eccetera, e perché questa è siamo sempre nel cuore della regione vinicola. Siamo entrati qui e abbiamo trovato l'edificio di dubbio gusto, che dovrebbe essere una palla da bowling. Dovrebbe essere un auditorium musicale, da quello che ho capito dal cartello. Mentre diceva, degno di nota è il castello, però purtroppo ne rimane praticamente solo il perimetro, la circonferenza muraria, e all'interno pare che sia vuoto, non ci sia nulla. Ve lo faccio vedere dall'esterno. Ah, c'è infatti il campo da calcio, era vero? Veramente, l'avevo letto ma pensavo fosse una barzelletta. In effetti avevamo letto sul web che all'interno lo dico ridendo, perché all'interno del castello ci fosse un campo da calcio, e quando l'ho letto ci siamo messi a ridere, no? E invece chi ha scritto il commento aveva ragione, perché si intravede dal portone un campo da calcio con tanto di porte e tutto il pratino verde. Niente, cittadina di passaggio, proseguiamo per la prossima tappa. Nella via principale ci sono un milione di buche qui nel mezzo, perché stanno facendo dei lavori e i georgiani, finché non hanno sbucaltato tutta la strada, non richiudono con l'asfalto. Più che altro non usano la ghiaia con i sassolini piccoli, ma mettono questi pietroni grossi che, messi tutti insieme, incementati tra di loro, vanno a formare delle buche noiosissime, che sono impraticabili. Eh sì, e quindi balliamo praticamente il twist. Capisco, ma ci deve essere una festa. Ma il cimitero? Ma che è? Deve essere, cimitero, deve essere qualcuno del paese. Ma deve essere qualcosa di importante che è successo. C'è un paese intero. Poi qui hanno i cimiteri molto particolari, perché mettono le tombe per terra, poi praticamente gli fanno un recinto intorno, e spesso nel recinto c'è un tavolino con delle panche. Quindi come se andassero durante la giornata lì a passare del tempo, magari a mangiare, anche perché c'è proprio il tavolino con le panche all'interno appunto di questo piccolo recinto di ferro che fanno alla tomba del proprio caro. Però qui veramente c'è mezzo paese. Come vedete, stiamo passeggiando in una stradina in mezzo a un boschetto, perché vogliamo raggiungere un altro posto che avevamo segnato sulla nostra mappa. Dobbiamo fare poche centinaia di metri e vediamo se questo posto ci piace come quegli altri che abbiamo visto finora. Sì, di fatto è un altro monastero, perché come avete capito qui in Georgia si passa da un monastero a una cattedrale a una chiesa. È un po', cioè, ne hanno disseminate di belle in tutto il territorio, e insomma tutte le guide di viaggio, i blog, i siti consigliano queste tappe, quindi noi le abbiamo raccolte un po', ovviamente non tutte, quelle che più ci piacevano, e le andiamo a visitare. E ha un nome da scioglilingua impronunciabile. Forse è meglio che ve lo inquadriamo nel cartello, perché ci abbiamo provato più di una volta a dirlo, ma alla fine diciamo quella lì. Speriamo di non sbagliare strada, perché a ritrovarsi in Russia è un attimo. È un attimo, siamo qui a pochi chilometri. Siamo proprio sul confine, è impressionante, vi rendete conto? È il confine con la Russia. Eh sì. Eccoci arrivati. Oh, carino. Ora vediamo se possiamo anche entrare, Bello il comprensorio, tutto nel bosco silenzioso.
Eccoci di nuovo fuori. Dentro molto bella, molto vero? Molto bella. E la caratteristica, abbiamo letto, di questa chiesa, di questo piccolo monastero, è il fatto che abbia la doppia cupola, che è una cosa insolita. Infatti normalmente abbiamo visto di solito ha un campanile con una cupola soltanto. Invece questa ce n'ha due. E poi è bellissimo il contesto, nel silenzio, nella pace, veramente con tutti gli alberi, il verde intorno, le panchine, qui veramente ci immaginiamo un bel freschettino, stare proprio in relax totale. Infatti ci vuole un po' di natura, di stacco e di natura. Dalle città, dalla confusione delle città. Si è anche aperto il cielo perché stamani pioveva e ora, come potete ben vedere, abbiamo un bellissimo cielo blu. Degna di nota anche la campana, che di solito, probabilmente non so se la suoneranno da lì, non lo sappiamo, ma è attaccata al ramo dell'albero. Guardate, carina. Trovando lungo strada tutti questi negozietti, bancarelle, con appese tutte queste candelotte dolci che si chiamano ciurciuela. E in questa strada ce ne sono, le abbiamo incontrate oltre 50, di tutti i tipi, tutti i colori. Le appendono fuori in questa struttura con ferri e poi le coprono con il nylon. In costruzione, sterrato, forse il guado, le deviazioni, quelle belle. L'importante è che si esca da qualche parte, perché per andare dove vogliamo andare bisogna passare di qui. Pit stop ovino. E corna, vedi? Guarda là, che corna, sì, belle. Un gregge gigante ci stoppa il nostro percorso. Loro vanno al loro ritmo. Sono le nostre guide. Arrivano due capretti. Andiamo, dai. D'altronde sono loro le padrone di questi campi, di queste zone. Si deve aspettare. La discesa, che posti, ragazzi, qui veramente siamo fuori dal mondo. Che meraviglia, che paesaggi. Noi dovremo andare più o meno là. Maiali molto strada. Buongiorno amici. Buongiorno. Buongiorno. Oggi il video inizia già in movimento su Charlie. Stiamo percorrendo, come avete visto dalle immagini, una strada meravigliosa che è proprio sul confine fra la Georgia e l'Azerbaigian. Proprio siamo sul confine, diciamo che la strada è a pochi metri, se oserei dire, dal confine con l'Azerbaigian, appunto. Stiamo andando a vedere un monastero che è molto famoso e è una delle tappe, diciamo, fondamentali, imperdibili per visitare la Georgia.
e speriamo di trovarlo aperto, perché non abbiamo trovato molte informazioni in rete e normalmente è aperto perché, come vi ho appena accennato, è molto turistica come attrazione. Di solito abbiamo letto che ci sono pullman eccetera eccetera, noi siamo soli su questa strada deserta. È vero che non sono nemmeno le 10 del mattino, quindi magari anche presto per i gruppi organizzati. E niente, ora vedrete, perché poi vi diremo un po' di informazioni. Il paesaggio è da sogno, praticamente sembra un manto di velluto con questi colori un po' offuscati da questa nebbiolina. Fa un effetto pazzesco. Se si vede lassù c'è una macchina con un uomo e con tanto di guardiola. Quello è il confine azerbaigiano. Ora non so se potrò riprendere. Vabbè, da qui sì. Noi andiamo a sinistra, praticamente a questo bivio. Questa è sterrata. Questo qui che vedete è già Azerbaigian. E la strada praticamente è sul confine, come vi dicevamo. Ma poi che strada? Che strada? Allora, ce l'hanno abbastanza scassate, ma questa è fatta bene, è buono anche il fondo, l'asfalto è buono e poi passa in mezzo a queste vallate che sono veramente uno spettacolo, un'opera della natura. E poi ora non c'è il sole pieno, magari probabilmente al tramonto questo colore così dorato dei campi si accentua ancora di più e deve essere ancora più bello, ma per far la visita noi abbiamo scelto di venire la mattina perché insomma ci sembra la migliore. Un orario bello. Sì. E ora ragazzi, mi accosto un attimo perché qui ci sono delle montagne fantastiche, sono tutte colorate, hanno delle striature rosse, rosate. Avevamo letto di questa cosa, ma vederle con gli occhi è tutta un'altra musica. Praticamente sono quelle lì, ora io mi sono fermato in mezzo a strada, ma non credo che passi nessuno. E se uno vuole fare un po' di escursione, magari le può raggiungere. Escursione però da questo lato, perché di qua, come scendete dal van e mettete un piede nella fossa, siete già in territorio straniero. Mentre Marta fa le foto, vi mostriamo il panorama. Siamo arrivati qui nel parcheggio della nostra destinazione e abbiamo tutte questi avvallamenti, queste dune colorate di rosso. Vedete tutte queste formazioni ondulate e sono delle vere e proprie dune, queste conformazioni rocciose, tutte belle colorate di rosso. Quella lì ragazzi è la nostra meta. Ora raggiungiamo il sito e poi vi diciamo di più.
Lì vediamo benissimo tutte queste striature. Ragazzi, sono una forza della natura. Sono bellissime. So già che purtroppo la GoPro non renderà merito ai colori, ma ci dispiace. Vi assicuriamo che i colori sono veramente fantastici. Un po' la GoPro che da lontano non mette in risalto, ma anche questa nebbiolina nell'aria, c'è un po' di foschia. Sì, sicuramente al tramonto, quando il sole è più basso e più caldo, anche il colore stesso risalta di più. Vai a sapere che minerali, che cose ci sono per dare quelle striate, perché sono proprio a fettine di colori. C'è una strisciata rossa accesa, una più chiara, una verdastra, c'è una roba incredibile. Intanto stanno arrivando delle macchine, quindi non siamo soli. Charlie è lì che si gode il panorama e qui siamo all'ingresso di questo monastero. Due parole, ragazzi, su questo antico e misterioso complesso monastico che si chiama David Gareia, proprio perché è situato sul monte Gareia. Si tratta di una quindicina di monasteri scavati a mano nella roccia, di cui ovviamente solo qualcuno è visitabile perché gli altri sono dispersi, qualcuno anche oltre il confine della Georgia, quindi con l'Azerbaigian, e per questo motivo sono chiusi e non visitabili. Vengono chiamati anche monasteri rupestri perché praticamente danno un'immagine di come gli asceti vivevano qui, lavoravano, pregavano e studiavano con questo meraviglioso paesaggio lunare di fronte ai loro occhi. Il complesso fu fondato da San David, appunto, che poi dal quale poi prende il nome, uno dei 13 padri asceti siriani che nel VI secolo rientrarono così, diciamo, dal Medio Oriente per diffondere il cristianesimo in queste terre. Ora andremo a visitare questo monastero che si chiama Lavra, quello di Lavra, che di fatto è quello più antico. È posizionato su 3 livelli e pare che ci fosse anche la grotta dove pregasse San David. E ora siamo di fronte a questa bellissima porta d'ingresso con queste incisioni nell'antico georgiano, guardate che caratteri. Attraversiamo questo ingresso ed entriamo all'interno. Vedete tutta la montagna che è stata completamente scavata e all'interno di essa sono state ricavate le varie abitazioni, stanze e parti del monastero. Da questo lato vedete l'altra parte di tutto il monastero con queste bellissime torri e la chiesa con il campanile qua sopra. Abbiamo l'ingresso per la chiesa. Percorriamo questo corridoio. Anche qui avevano scavato. Un po' dissestato, eh? Sì, avevano scavato un bel po', però. Anche la testa. Qui si vedono bene tutte le costruzioni dentro la montagna.
A questo punto, dopo aver visto il bellissimo monastero, ci infiliamo su per un sentiero che bisogna andare molto a immaginazione, perché praticamente bisogna fare questa strada in mezzo alla montagna per raggiungere la parte più alta. È faticoso, ma ci si può fare. Piano piano. Ogni tanto ci giriamo ad ammirare il panorama, così ci riposiamo anche della salita, perché è bella in pendenza. Cioè, riprende il fiato soprattutto. E dopo questa bella camminata siamo arrivati in questo punto panoramico. Vediamo tutto il monastero dall'alto. Qui abbiamo questa torre, ora non so se si può entrare, ma soprattutto in lontananza vediamo una grotta scavata dentro la montagna. Ora raggiungiamo l'ultima parte esplorabile, poi al di là del crinale abbiamo l'Azerbaigian e quindi non possiamo proseguire oltre. Siamo arrivati qua in cima, oltre non possiamo proseguire. Esatto. Ci riposiamo, ci godiamo il bel panorama e poi proseguiamo. Abbiamo anche letto una curiosità, ragazzi, che un monastero molto bello, pare con affreschi anche importanti, sia a tipo un'ora di cammino da qui. Però siccome sconfina nel territorio dell'Azerbaigian, ci sono, pare, dei contrasti negli ultimi periodi e quindi praticamente il governo dell'Azerbaigian ha vietato ai turisti anche a piedi di entrare nel territorio. Quindi infatti già qui ci sono i militari e praticamente siamo in territorio georgiano ancora. E avevamo appunto letto questa cosa, quindi non ci spingiamo oltre perché non ci fanno passare. Anche perché sarebbero chiusi. Sarebbero chiusi, le notizie sono sul web, si trovano di pochi mesi fa. E quindi niente, abbiamo provato a chiedere a questi ragazzi turisti, ma anche loro non ne sapevano nulla. E quindi niente, arriviamo fino al crinale qui e ovviamente non ci spingiamo oltre. Comunque fino a qui merita tantissimo. Certo, sicuramente. Solo il panorama lunare. Il panorama è fantastico. Ora proviamo a raggiungere la torre. Praticamente siamo noi e altri pochi ragazzi e siamo scortati dai militari. Ora abbiamo un militare dietro di noi che con la radio ha comunicato al suo compare di qua che non c'è più nessuno. E quindi niente, facciamo questa escursione con la scorta, sotto scorta. Siamo tornati da Chardi dopo questa bellissima escursione trekking. Bellissima, ragazzi. Bellissima, meravigliosa. Una giornata fantastica e con le montagne tutte arcobaleno alle nostre spalle. Speriamo che le vediate, perché sono un po' lontane, ma vi assicuriamo che sono una gioia. La natura vince sempre, noi lo diciamo. Con questo monito vi salutiamo. Un abbraccione, un bacione grande. Mettete un bel mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Pollicione su. Pollicione su.
Che dire, ci vediamo nel prossimo video. Certo, al prossimo video. Mi raccomando, non mancate, ragazzi. Ciao, ciao, ciao.